il centro della città, la città antica come si dice comunemente, è il cuore dello sviluppo che guarda al futuro, che è un futuro che è fatto di turismo, è un futuro che è fatto di frequentazione ed è anche un futuro che guarda al centro di Modena come l'elemento più bello e significativo. Come arrivare a questo risultato? Bisogna innovare proprio nel momento in cui l'economia presenta anche situazioni di difficoltà, ma che in un sistema che guarda a una città che è completamente rinnovata sa vedere nelle soluzioni che nasceranno le occasioni per nuove occasioni di sviluppo, nuove occasioni per portare persone nella città antica, nuove occasioni perché Modena, con le sue eccellenze che sono la Casa Museo Enzo Ferrari, le vie del centro e la Piazza Grande Patrimonio dell'Umanità, l'offerta culturale che sarà rafforzata al Polo Sant'Agostino, in un quadro in cui finalmente si possa dire che il nostro è uno dei centri più belli e più valorizzati dell'intero paese. Oggi Piazza Roma è un parcheggio a rotazione. L'immagine del Palazzo Ducale e l'immagine di quello che nel 6-700 fu il cuore della capitale di uno Stato è fortemente avvilito. La soprintendenza è stata molto esigente con noi rispetto ai progetti che abbiamo presentato e ha chiesto, col nostro consenso naturalmente, di avere un progetto che riportasse la pavimentazione e le funzioni della piazza alla loro vocazione originaria. Io penso a questo, e cioè non solo dobbiamo dire che il progetto è di alta qualità, ma questo è il progetto che serve a Modena perché chi arriva davanti al Palazzo Ducale sappia cogliere la qualità artistica che i nostri luoghi presentano. La soprintendenza ha molto spinto in questa direzione e il risultato è veramente di grande valore.